Ciao a tutti ragazzi, oggi per le tre chiacchiere con abbiamo un ospite veramente speciale. È il regista delle prime due stagioni di Un medico in famiglia, della serie televisiva Nero Wolf, del film sul questo piccolo grande amore, sull'album di Claudio Baglioni, del film su Mia Martini e di tantissime altre trasmissioni, regista di concerti, Riccardo Donna, una persona molto molto competente, un grandissimo professionista, e quindi parliamo di cinema, di televisione, di regia, ma anche di musica, perché lui nasce come musicista e ha fatto anche la regia di tantissimi concerti di grandissime star. Ok ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi per Tre Chiacchiere Con ho il piacere enorme di parlare di un argomento che è il mio argomento principe. Io sono malato, appassionato di cinema da sempre, e quindi avere Riccardo Donna, regista, ma ho scoperto, intanto buongiorno e grazie. Ciao, buongiorno a te, ciao a tutti. Intanto ho scoperto che questa carriera nasce da cantautore, da cantante. È una carriera di ripiego. Cioè, che se tu mi avessi incontrato da ragazzo io e mi avessi chiesto ma cosa vuoi fare da grande, io ti avrei risposto la rockstar, ma non è andata bene, quindi in realtà le circostanze sono state tali per cui questo mestiere è diventato preponderante. Io continuo a suonare, continuo a per me stesso, insomma, cioè in qualsiasi posto io vado, ad esempio mi porto anche dietro un ukulele, per dirti, io non sono più un musicista, sono un musicista da strapazzo, ecco, insomma, mentre invece sono un regista che da tanti anni è un professionista, non c'è dubbio. No, beh, infatti, cioè, devo dire che, insomma, nel senso, quando uno poi la vita magari porta ad altre strade, poi non è detto che riescano bene come quella che uno si era prefissato, invece qui è riuscita in maniera egregia, sì, insomma. Step quindi... by step è stato, diciamo, io sono figlio di un periodo particolare, perché ho iniziato questo mestiere con le prime TV private, quindi sono stato, in qualche modo, sono entrato in quel pertugio che si era aperto, che è durato un anno o due, dove anche se non avevi né arte né parte, devi diventare un professionista. Ecco, io sono entrato e non sapevo assolutamente di che cosa stavamo parlando, e parlo del 78-79. Sono entrato in una TV privata di Torino, che era il GRP, facevo l'assistente operatore per 15 giorni, dopo 15 giorni facevo l'operatore, dopo un anno facevo il regista. Ecco, è stato tutto un po' travolgente. Già nell'81 poi firmavo il mio primo contratto con la Rai, e quindi è stata tutta una cosa che sono stati anni molto veloci. È vero che magari uno si inserisce in un momento buono, appunto per venire fuori, però poi ovviamente vuol dire che c'era qualcosa dentro, cioè nel senso, perché poi il talento viene fuori magari in un momento in cui il talento veniva premiato sempre e comunque, insomma. Ma sì, non c'è dubbio. Adesso non sarebbe più possibile, per quanto tu talento abbia, se però non hai dietro una sostanza di partenza, non riesci proprio a partire. E allora è stato possibile. Per me, come per alcuni altri che si sono mossi in quell'ambito, in quel periodo magico del Big Band, della emittenza privata, insomma. Dopodiché tutto si è in qualche modo avviato, però è diventato più difficile, poi c'erano anche molte più persone che l'avevano capito. È stato un po' come, che ne so, come la rivoluzione dei social, no? Che al momento buono, se tu eri pronto, diventava anche una professione. Ecco, questa cosa qui che è successa nei tardi anni 70 ha creato molti professionisti, però per quel lasso di tempo, e io sono figlio di quel periodo lì. Però la bravura, secondo me, perché poi uno magari trova l'occasione. Il problema è che se dopo X anni
uno continua e sale di livello e continua a mantenersi, perché poi il problema nel mondo dello spettacolo è sì arrivare, ma è anche mantenersi, perché poi c'è chi è arrivato ma è durato 6 mesi, è durato 2 anni, e quindi se poi dopo 30 anni uno è ancora sulla cresta dell'onda, è ancora, anzi devo dire che continua appunto ad avere un successo e a fare un lavoro in maniera egregia, vuol dire che la bravura è anche lì, insomma. No, no, non c'è dubbio che io non so, sicuramente ho avuto dei meriti, sono stato fortunato, è il mestiere giusto per me, evidentemente, e quindi diciamo una serie di forze hanno creato la possibilità che io diventassi un professionista. È un percorso però molto particolare che diventa in qualche modo irripetibile, no? Certo. Cioè non è una strada tradizionale, non è che sono andato alla scuola di cinema in America, manco a Roma, ecco, insomma, sono arrivato per via traversa. Certo, ma c'era comunque una passione per il cinema, al di là che poi magari questa cosa sia venuta in maniera un po' casuale? C'era un'enorme passione, tu devi sapere che comunque noi da ragazzi negli anni 70, nel mio gruppo, la mia compagnia, noi quasi un weekend sì, uno no, d'estate, organizzavamo proprio dei film che di volta in volta facevamo un po' tutto, quindi era comunque una cosa che ci aveva preso, quindi non è che sono proprio cascato dal pero. Ecco. No, cioè, era una cosa, noi eravamo un gruppo molto, molto artistico, molto con la voglia di fare. Eravamo più propensi a suonare, però il cinema ci interessava. Beh, comunque sono due forme d'arte, quindi sono comunque molto vicine. Io devo dire che continuo a considerarle, nel mio modo di fare questo mestiere, fortemente connesse. Io non posso iniziare a girare una cosa bene se non so prima che musica ci metterò. Cioè è proprio una cosa che molti miei colleghi non ce l'hanno, questo è un problema che arriva dopo, si affidano al musicista, invece io ho proprio bisogno di un rapporto con un musicista forte fin dall'inizio. Ma molti grandi registi, io sono, ripeto, malato di cinema e malato anche di colonne sonore, e quindi molti grandi registi si sono sposati con dei musicisti per anni, proprio perché se si crea un feeling o comunque se c'è una comunione di intenti, a quel punto funziona e poi diventa un legame molto forte tra il regista e chi produce la musica di un film. Sì, adesso nel caso mio è addirittura particolare, anche perché cioè, il musicista con cui lavoro di più è mio figlio, che in realtà lui ha realizzato quello che io volevo essere, cioè lui è un vero musicista e negli ultimi lavori che ho fatto in questi anni la musica è sempre stata composta da lui. Quindi e noi Mattia abbiamo, Donna. Sì, è che abbiamo diciamo, un rapporto molto intenso, quando dico intenso non è sempre che ci vogliamo sempre bene, nel senso che comunque è un rapporto anche conflittuale, perché siamo due teste creative. Certo, però è molto interessante, non c'è dubbio. Beh, molto bello da un certo punto di vista e poi magari un po' difficile perché comunque c'è un rapporto personale che magari ogni tanto... Beh, è un po', chiaramente c'è un filo di devianza in questo, perché se io mi scelgo un musicista e poi non fa quello che voglio io, lo mando a quel paese e lo cambio. Sì. Con un figlio è un po' più complicato, però come lui in realtà fa sempre delle cose di altissimo livello, è veramente, secondo me, è proprio, diciamo, è proprio un talento, secondo me. Lui alla fine troviamo sempre la quadra. Vorrei potergli offrire anche delle storie anche più, cioè meno pop a volte, meno nazional popolari, perché sento che lui avrebbe le corde per fare delle cose anche molto più, anche diverse, che io in qualche modo mi muovo molto in un mercato dove, diciamo, Rai 1 è il 90% del mio lavoro. Certo, ricordiamo che a proposito di programmi estremamente popolari, tu sei stato il regista delle prime 2 stagioni di Un Medico in Famiglia. Quindi... Vabbè, diciamo, quella è una sorta di, una specie di Big Bang nel 1999 in cui... mi capitò di fare questa cosa in cui nessuno credeva
E anche quello è talento. E pensavano addirittura di mandarlo al pomeriggio, insomma, invece fu un successo planetario, cambiò la vita a tutti noi che l'abbiamo fatto, insomma, è chiaro, io feci la prima stagione che durava il doppio, addirittura 26 serate, poi feci le prime 4 serate della seconda e poi non l'ho più fatto, però da lì è in qualche modo anche il mio potere contrattuale è cambiato e ho potuto fare tante cose dove mi sono molto, molto divertito. Fare medico fu come lavorare in miniera, fu una cosa molto dura, molto, cioè un anno chiusi dentro uno studio Cinecittà la prima stagione, non c'era tregua. Immagino, però ripeto, è poi diventata una serie cult e quindi... Certo, ma tutti noi quelli che abbiamo fatto medico siamo ancora tutti molto legati tra noi, ecco, insomma, anche se io sono uscito tanti anni fa, continuo a essere, ad esempio, con Giulio, perché abitiamo vicini, con Scarpati, siamo sempre insieme, ecco, insomma, anche se poi abbiamo lavorato molto poco insieme dopo. Sì, beh, comunque è una serie cult, insomma, è rientrata proprio nella storia della televisione. Ma se invece, qual è la cosa per la quale invece tu dici no, io vorrei, perché molto spesso uno dice, ah, il regista, sì, vabbè, il medico in famiglia, io l'ho fatto, ne sono contento, sono orgoglioso, però non è quella la cosa per cui io dico, cavolo, ho fatto... Non è proprio quella. Esattamente. È stato un mezzo che non tutti avrebbero saputo fare, io ho saputo farla perché comunque sono stato uno che aveva fatto delle esperienze di tipo diverso rispetto a magari i miei colleghi, io avevo meno puzza sotto il naso e quindi potevo prendere in mano quella materia, quindi girare con 3 telecamere, fare tanti minuti al giorno, voleva dire, però non è certamente la cosa in cui mi specchio, ecco. No, certo, io, appunto. Ogni volta, se posso dire, ogni volta l'ultimo lavoro mi sembra il migliore e questa cosa per me è molto importante perché io continuo a essere uno che si eccita molto a fare questo mestiere. Per me non lavorare è un incubo. Io non riesco a diventare uno che lo fa per mestiere, io lo faccio per passione, io proprio ci godo a farlo. Quindi dirti che mi riconosco più in una cosa che in un'altra... farei un torto, anche se sono... No, però magari uno dice... Però non c'è dubbio che se potessi, cioè io guarderei volentieri la strada di casa dei lavori che ho fatto. L'ultima stagione, la seconda, mi è sembrata quella in cui io mi posso specchiare meglio, però non c'è dubbio che anche il film su Mia Martini ci ho messo tutto me stesso perché ho raccontato un mondo che in qualche modo ho sfiorato, ho conosciuto, mi interessava. È anche una storia molto forte. Però mi sono goduto il fatto di aver fatto il Nero Wolf potendo giocare con una cosa che di solito nella televisione italiana non si fa. Ho potuto fare una cosa come volevo io, trasportandola nel Medioevo con Romeo e Giulietta, girandolo tutto in inglese. Cioè, ci sono delle cose per cui io mi sono sicuramente più divertito che in altre. Ecco, sì, diciamo divertito. E anche, che ne so, anche il film che ho fatto con la storia di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore, fu un lavoro molto divertente. Che raccontammo gli anni 70, che poi erano poi quegli anni in cui io ero ragazzino, che mi è piaciuto. Come posso dirti, raccontami le due serie che raccontavano quegli anni lì. Il bambino aveva la mia età, il bambino, la voce narrata. Tra l'altro so che tu hai fatto uno di questi incontri con un doppiatore molto famoso che è un mio amico che ha dato la voce al bambino di Racconta. Roberto Chevalier. Roberto Chevalier, okay, e ha dato la voce al bambino di Raccontami, che era la voce narrante, sì, di questa serie. Sono due stagioni molto molto belle sugli anni 60, che c'è Ghini, che è la Lunetta Savino, insomma è una cosa... Tra l'altro, persona straordinaria, Roberto Chevalier. Io ho mai parlato, mai sentito, gli ho chiesto se mi dedicava mezz'ora, la mattina dopo abbiamo registrato, quindi... Sì, no, molto carino, ci siamo trovati molto bene. Io mi ricordo che gli telefonai, gli dissi, senti, io vorrei che tu dessi la voce a questo, lui ha subito accettato. È stato... sì. E ma e da musicista,
com'è stato questo piccolo grande amore e il film su Mia Martini? Da, guarda, a parte il fatto che le musiche e ovviamente la storia musicale era già scritta, però poter fare delle cose in cui la musica fosse un personaggio così importante. Da musicista, questo piccolo grande amore mi ha permesso di entrare nella testa di Baglioni, che non è facile da seguire, e quindi ci ha permesso di farlo questo film. Il fatto che io fossi un regista musicista ha fatto da tramite in qualche modo tra la produzione e lo sceneggiatore, che invece non si capivano con Baglioni. Quindi io sono stato a un certo punto anche un filtro, e infatti io con Claudio sono rimasto in ottimi rapporti, però chiaramente lui è un personaggio, non è dove lo metti sta, cioè non è un personaggio semplice, cioè lui è Claudio Baglioni. Parlavamo del disco che lo rappresenta di più in qualche modo, quindi bisognava in qualche modo, raccontavamo un pezzo della sua vita. Qualcuno dice che forse è uno dei 5 dischi più importanti della storia della musica italiana, per come è creato, sì, per come... Probabilmente sì, certamente io a quel punto io chiedevo delle cose a Claudio, ma a livello musicale ero in mano sua, dovevo fare con quello che lui mi dava, non so se capisci cosa voglio dire. Mentre Mia Martini io ero il leader assoluto, le musiche le ha fatte tutte Mattia, ha preso i pezzi di Mia Martini, gli originali di tutte quelle che canta Serena nel film, e li ha rifatti da zero, perché non esiste traccia di queste basi. Quindi facendoli nella tonalità di Serena, rifacendo gli arrangiamenti dell'epoca, le hanno rifatte tutte queste canzoni. È stato un lavoro pazzesco che la gente neanche percepisce. Non diceva, vedi, canta Piccolo Uomo. Piccolo Uomo, rifarlo, era una mega produzione. Abbiamo rifatto tutto, quelle di Sanremo. Cioè, guarda, è stato un lavorone. In più lui ha fatto anche le musiche originali di commento del film. Certo. Certo, lì il lavoro è stato più libero, perché nessuno ci diceva fai così, fai cos'ha, no? L'esperienza con Baglioni invece era comunque, tu avevi l'autore vivente di fianco, quindi non è che potevi dire mo facciamo adesso così. Invento. Ecco, e invece la storia di Mimì è stata una storia appassionante. Poi io ti dico, per quanto sia giovane, l'ho vissuta io negli anni '80 questa cosa agghiacciante del pregiudizio. Io ero un ragazzino, ma me la ricordo, quindi se arrivava a me che ci avevo 10, 12, 15 anni. Quindi io stavo nel mondo, già nello show business, diciamo, in quegli anni, e mi ricordo cosa succedeva, quindi mi è stato facile raccontarlo e anche doloroso. E poi devo dirti, io ero un film onestamente che non volevo fare quando me l'hanno offerto. Poi ho visto il provino di Serena e ho detto lo faccio, perché per quanto mi riguardava non pensavo di poter trovare una che avrebbe retto questo ruolo. Poi ho visto il provino di Serena e ho detto va bene, lo facciamo. Che secondo me ha fatto una scelta coraggiosissima, perché andarsi a confrontare con un personaggio così e con una voce così. Beh, lei è una donna coraggiosa comunque, lei è diventata Mimì facendo quel film lì. Però l'ha fatto molto bene, noi abbiamo deciso che lei non l'avrebbe imitata, lei avrebbe fatto a modo suo Mimì, non doveva fare tale e quale show, non so se... Esattamente, mi sembra la scelta migliore ovviamente. Lei ha portato l'anima di Mimì, e quindi è stato... Comunque quello è un film che, come lo vedi, o come chiunque lo veda, negli ultimi 10 minuti piangi, ed è strano, guarda, è preciso, piangi, e piangi non di dolore ma di gioia, è il tipo di emozione di momenti di gloria. Tu hai un momento in quel film lì in cui lei ha l'incidente d'auto alla fine, in cui dici mio Dio, che disperata, e poi da quel momento lei gli scappa un sorriso e dice ma che cazzo se ne frega. E lì parte una musica, peraltro fatta da Mattia, che mi fa venire la pelle d'oca,
che la porta fino al palcoscenico di Sanremo e tu già lì sei già quasi in lacrime. Quando lei attacca a cantare la canzone di Sanremo, sei, cioè, ti ho in pugno. È l'apoteosi. Sì, è l'apoteosi, sì. E ricorda un po' a me ha ricordato un po' la parte finale di La Mom con Anne Parillon, la storia di Edith Piaf. Edith Piaf, non mi veniva. Edith Piaf. Sì, e che lei c'ha la perdita molto forte, è in una situazione disperata e poi c'ha questo trionfo. In realtà quel film lì non l'ho visto, però potrebbe essere. Invece sai cosa ha fatto effetto? Sempre con le dovute, prendendolo con le pinze, se dobbiamo parlare di cinema gigantesco. Cioè, io l'ho fatto prima, non avevo assolutamente visto il film su Freddie Mercury, no? Sì. Cioè l'inizio del film è girato esattamente nello stesso modo di come io ho iniziato Io sono mia, cioè che insegue lei di spalle, che sale, cammina in tutto il palcoscenico fino dietro le quinte, fino a che lui esce a Wembley, lei esce all'Ariston, però certo. È proprio, diciamo, tecnicamente fatto nello stesso modo, però io giuro che il film l'avevo visto dopo. No, ma molto spesso, anche adesso quando citavo appunto La Mom, perché mi ricorda questo finale dove appunto lei c'ha questo trionfo con Jean Regret Rien, che appunto chiude il film con lei sul palco, e però molto spesso era per dire che molto spesso alcune storie molti artisti non è che si copiano, è che è un modo di raccontare che molto spesso si ritrova in altri film, insomma. Sì, anche perché comunque è un po' una tecnica, poi a un certo punto devi costruire una storia per cui che ti porti a una crescita emozionale, insomma, gli sceneggiatori poi alla fine lì vanno a cadere, no? E da ragazzo amante di cinema, quali erano i registi o che uno dice questi sono i registi che mi fanno sognare o che poi magari sono stati anche di ispirazione? Io sono veramente uno figlio di quell'epoca, cioè per me il regista numero uno al mondo continua a essere Spielberg. Beh, io sono proprio. Qui la possiamo anche chiudere qui questa intervista, perché io sono malato di Spielberg da sempre. Cioè io devo dire, lui è quello che mi ha fatto sognare di più, io avrei voluto essere lui. Cioè, poi mi piacciono un sacco, mi piace Ridley Scott, mi piace Scorsese da morire, tutti i mostri, però io se potessi vorrei essere Spielberg, io nel senso che anche il suo modo di fare le cose nell'infinitesimo mio piccolo mondo è come il mio, nel senso che io sono uno che ha cambiato tantissimi generi sempre girando, facendo un passo indietro, nel senso che io non sono uno a cui piace far sentire la presenza del regista. Io racconto storie e uso il cinema come una penna, scrivo, e se so scrivere tu capisci, se non so scrivere tu non capisci, ma non mi interessano i virtuosismi, e secondo me Spielberg ha sempre fatto così. È vero, no, ma poi quelle scene clamorose che sono rimaste nella storia del cinema lui le ha fatte con naturalezza, cioè non era un manierismo, una ricercatezza, le ha fatte come servivano, perché comunque tutto viene sempre fatto perché la storia funzioni, perché ti arrivi al pubblico l'emozione, cioè voglio dire, non è che è chiaro che io ho goduto a vedere 1917 perché era un sistema di ripresa unico, una cosa che mi ha veramente, mi sono visto il making 2000 volte, cioè il making off è incredibile. Però Salvate il soldato Ryan, lo sbarco in Normandia del Salvate il soldato Ryan, per me è, io ero lì, io ho sentito anche l'odore, ma non mi sono accorto delle riprese, ero lì, che non so se capisci cosa voglio dire. Sì, è perché è quello che ho provato io. Beh, ci sono delle cose, io poi ognuno colpisce una cosa diversa. Io mi ricordo quando è uscito Jurassic Park, torniamo al discorso di immagini e musica, c'è la scena dell'arrivo all'isola, quando gli elicotteri arrivano all'isola con la musica di John Williams. Io il giorno dopo sono tornato a rivedere il film al cinema solo per rivedere l'arrivo all'isola,
perché gli elicotteri tra i faraglioni che arrivano così con la musica di John Williams, io niente, c'ho un cuore che andava a mille. Infatti, dico, lui però sempre con mezzi illimitati che si merita, ha sempre però scelto la semplicità, cioè non c'è mai stato l'effetto per l'effetto, la macchina da presa messa in un posto strano, un modo di raccontare che comunque, no, io te la racconto in modo che tu capisca, se serve, cioè, io ho tutto, e io trovo che lui, ecco, se devo dirti uno che mi ha sempre emozionato. Poi magari alcune scelte sono diventate cult, ma dopo, cioè lui le ha fatte con semplicità e poi magari sono diventate, certo, delle scelte. Dire, ha una tale capacità tecnica per cui ha fatto tutto, tutto. Eh sì, cambiando di genere da anche quello con Tom Hanks ambientato di quel negoziatore che è andato durante la Guerra Fredda a recuperare gli ostaggi, adesso non mi viene il... Il ponte, quello a Berlino, sì, no? Sì, anche quello completamente, ecco, come diciamo prima, completamente lontano da E.T. o da Indiana Jones, insomma. Lui ha fatto tutto, io credo che abbia fatto tutto, anche la commedia, quando aveva fatto, mi sembra che l'abbia fatta lui, quella, se non sbaglio, o no, prova a prendermi, non è sì, sua. Sì, 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 con DiCaprio. Riesce a fare sempre con la stessa classe queste cose qui, cioè, poi a parte che quando lavorano con Tom Hanks raggiungono secondo me l'apice. C'è una buona, c'è un buon feeling, sì. E invece musicalmente? Musicalmente che posso dirti? Io penso che un giorno si scoprirà che una delle la persona più importante degli ultimi 200 anni è Bob Dylan. Quindi io sono, diciamo, figlio degli anni 70 e sono comunque, per me, Dylan e i Rolling Stones sono ancora le mie pietre miliari. Ok. Quindi tu sei fazione Rolling Stones e non Beatles. Beh, i Rolling Stones perché mi raccontano anche una storia che mi interessa, di affascinazione, di quello che avrei voluto essere e non sono e non sarò mai. E, mentre invece i Beatles poi alla fine sono anche la narrazione di un fallimento, no? E in qualche modo loro sono stati dei geni, hanno fatto le musiche più belle dei Rolling Stones, però poi non hanno retto. A me piacciono quelli che continuano a fino alla fine a essere se stessi. Sì, e che strumenti suoni invece? Ma suono male tutti gli strumenti a corda. Ah, ok. E l'ukulele come nasce questa cosa dell'ukulele? Che insomma è particolare. Guarda, l'ukulele nasce da questo fatto che qualche anno fa ho visto l'ukulele, l'ho sempre conosciuto, però non l'avevo mai considerato, a parte il fatto che tra i viaggi che ho fatto, ne ho fatti tre alle Hawaii, però non è tanto quello, è che mi ricordo che a un certo punto ho visto una serie anni fa, si chiamava Bloodline, e Bloodline la prima stagione era molto bella, poi la serie è caduta, non mi piaceva più tanto. E c'era il papà, che è un grande attore, che in questo momento c'ho un buco, ma molto figo, che stava sempre sulla spiaggia e aveva sto ukulele. Allora ho detto a mia moglie, ho detto, sai che faccio? Adesso me lo compro un ukulele, perché è uno strumento che mi posso portare sempre dietro, anche in valigia, nessuno se ne accorge, nessuno ti chiede, suonaci qualcosa, no? Perché se uno va in giro con la chitarra, come ho fatto, è già una dimostrazione, cioè, ecco, è arrivato, adesso ce la suona, no? Invece certo. Questo, manco lo vedi, questo è un ukulele soprano, è il più piccolo che c'è, ma puoi fare qualsiasi cosa con questo. Allora, mi ricordo che stavo per iniziare le riprese di Studio 1, diciamo una volta Studio 1, e mi sono portato l'ukulele e il metodo, perché c'era, anche se suona la chitarra, questo lo devi studiare.
e mi sono messo a studiarlo, e da quel momento, quindi diciamo sarà il 2000, no, sono 5-6 anni che ovunque vado c'ho l'ukulele, perché mi fa compagnia. E quindi non è che... il passaggio viene naturale, perché tre viaggi a Hawaii, l'ukulele, quindi mi viene in mente che una settimana fa è stato l'anniversario di Israel Kamagawi Wole. Esatto, sì. Grandissimo, certo. grandissimo. Mai capito come facesse con quelle mani a polpetta che c'aveva e mettere le dita qui sopra, cioè sì. Che veramente, che lui, poi tutto in mano a lui sembrava ancora più piccolo. Sì, sembrava veramente un giocattolo in mano a lui. Io sono rimasto colpito, io non lo conoscevo, sono sincero. Poi anni fa, non so se tu ti ricordi, cioè la serie te la ricordi, IAR, tra l'altro prodotta da Steven Spielberg, e c'era, esattamente, però c'era Ciccio, quello calvo, uno dei protagonisti, dei dottori protagonisti, che lo chiamavano Ciccio, che non mi viene l'attore. Quello che poi muore, non credo di spoilerare niente, la serie è vecchissima, dopo 8 stagioni muore di tumore. Sì. E lui era un personaggio a cui io mi ero affezionato molto, e lui decide di andare a finire le ultime sue ore alle Hawaii, nella casa che è alle Hawaii. E quando arriva la lettera dove lui saluta tutti i colleghi e si vedono le immagini delle Hawaii, sotto c'è Over the Rainbow di Israel Kamagawi Wole. Ma... lì mi ricordo che ho pianto quella musica. Ti dico, secondo me sono... anch'io, se tu mi chiedi, dov'è un posto dove vuoi morire? Preferirei viverci, però le Hawaii... cioè, io trovo che le Hawaii sono, diciamo, uno dei posti che mi ha toccato di più. Anche proprio come gente, come cultura, penso. Sì, sì, anche, però... cioè, non solo il mare o la vegetazione o la montagna, o... proprio loro. Io mi sento bene lì, sono stato adesso recentemente... l'anno scorso, sono stato un mese, era anche inverno, spesso pioveva, però non so, mi piace. Certo, sono molto impregnate di Stati Uniti, essendo America, però se tu vai via da Honolulu, da Oahu, trovi ancora invece le vere Hawaii, che sono pazzesche, insomma. Beh, però credo che loro abbiano una forte identità loro, cioè pur essendo uno stato americano abbiano una forte identità loro, loro tradizioni. Beh sì, però quando arriva l'America ha colonizzato noi senza che siamo diventati uno stato americano, le Hawaii, cioè quello è per forza una cultura. No, l'influenza c'è sicuramente, però io in molte cose ho visto anche un documentario sui tatuaggi, che è una cultura loro. Ma quella è la cultura Maori, che non può morire e si estende per tutta la Polinesia, dalla Nuova Zelanda alle Hawaii, appunto. Le Hawaii, molti dicono che sono quelli che sono state più devastate, cioè che l'hanno persa di più questa identità, perché chiaramente sono quelli che sono diventati la 51esima stella americana. Sì. Però io che amo invece lo stile di vita americano, nel senso che mi piace andare in America. Io l'adoro. A Hawaii raggiungo l'apice, perché c'è comunque l'America, comunque l'Occidente, come piace a me, tutto, però alle Hawaii, con tutto l'esotismo hawaiano, ecco. Certo. Io ho sempre detto che ho sbagliato nazione nel quale nascere, perché sono nerd, appassionato di cinema, di giocattoli e di serie TV, di cultura pop, e quindi ho sempre detto che in Italia si è visti un po' come ma legge ancora i giornalisti, ma colleziona ancora i giocattoli, quindi dico sempre che ho... Tu ti senti un pochino nerd da amante di cinema, della musica? No, per niente. No, ok. No, conosco, ho degli amici che lo sono, però no, non sono fissato su niente. Ah, ok. Non colleziono nulla, quindi no, sono proprio il contrario. Uso la tecnologia in funzione della mia comodità, e se è una cosa mi ci devo dedicare per un pochettino di più, mi spazientisco già, quindi... Ok. Ma mi chiedevo, com'è la situazione in questo momento, purtroppo, per questa situazione del coronavirus?
cioè sono tutti fermi, quando si riprenderà, come si riprenderà? Noi abbiamo partorito, mi metto insieme, nel senso, anche se a nessuno mi ha chiesto il mio parere, un protocollo per poter girare con, diciamo, con la presenza del Covid, o perlomeno la sedicente presenza del Covid. È un protocollo molto rigido, molto complicato, che vedremo come applicarlo. Se, ma ancora non abbiamo avuto risposta, il Ministero della Sanità lo approva, le troupe possono ricominciare a girare. A che prezzo e con che difficoltà lo stabiliremo, lo capiremo quando ci permetteranno di ricominciare. Per dire, mia moglie aveva un set aperto a Napoli e aveva già fatto settimane, quindi loro ripartono, hanno fissato una data che credo sarà il 6 luglio, dovrebbero ricominciare le riprese, sempre che ci arrivi l'ok, perché a oggi io non ho notizie che questo ok ci sia stato. Ancora ieri mi è arrivata una mail dal sindacato, me l'hanno mandata, non perché io faccia parte di quel sindacato, ma me l'hanno inoltrata, e dice: noi non abbiamo mai detto che si può ripartire, stiamo aspettando l'ok del governo. Che quindi, poi c'è questo contrasto nel non mettere a rischio ovviamente la salute di nessuno, ma nel dover per forza rifar ripartire una macchina, perché c'è tanta gente che purtroppo è rimasta senza lavoro, è rimasta in una situazione di disagio. Quindi guarda, io penso questo: se dobbiamo usare lo stesso metro di misura per tutti, noi dobbiamo ripartire, perché il nostro è un mestiere che sulla carta viene molto complicato dal Covid. Però se hanno riaperto, adesso dico, i ristoranti, gli estetisti, i parrucchieri, non c'è differenza. Cioè il contatto è uguale. Quindi, siccome io sono stato ieri sera al ristorante, qui a Torino. Tra l'altro non mi sembra che ci siano schermi, vetri. Ma non c'è niente, devi entrare con la mascherina, poi ti siedi a tavola, nessuno ti chiede se sei congiunto o non congiunto, eravamo quattro amici che non si vedevano un sacco di tempo, il cameriere arriva con la mascherina qua, quindi col naso scoperto, ti serve, cioè sono tutte cose che speriamo non ci portino poi diciamo delle ricadute, però... Questo è quello che attualmente, cioè facciamo attenzione, magari non ci abbracciamo, ci diamo le gomitate, però io penso che anche il cinema dovrebbe assolutamente ripartire, cioè, perché poi possiamo fare attenzione, poi a un certo punto gli attori devono essere fatti i tamponi, devono essere controllati, perché chiaramente gli attori se baciano, si toccano, si menano, si spingono, e noi raccontiamo. Il cinema è fatto di emozione, certo. Però se riprende anche il calcio, a questo punto... È fatta, è infatti. Quindi... Noi credo che entro luglio tutte le produzioni cinematografiche ripartiranno. E, questo, e quindi che cosa ci aspettiamo? Che cosa c'è? Nuovi progetti? Nuove, qualche cosa che si può dire? Perché poi molte cose sono magari coperte da... No, non ne ho i segreti. Io faccio una serie... ambientata nel 67 in un reparto di cardiologia dove, cioè, qui a Torino, alle Molinette, era in competizione con Barnard, che ha fatto il primo trapianto. Quindi sullo sfondo di un reparto di cardiochirurgia completamente ricostruito d'epoca, pazzesco, abbiamo fatto un lavoro alla Lumic eccezionale. Alla fine poi comunque sono intrecci sentimentali, ecco. Però in quel contesto che è molto nuovo, quindi è una serie di 16 episodi tutta ambientata nel 67 a Torino. Beh, comunque è un evento storico quello appunto di Barnard, quindi che fa da sfondo magari a una storia. Va da sfondo a una storia, diciamo, che è poi un comedy drama, no? Insomma, in qualche modo. Però io ho fatto una ricostruzione pazzesca sulle operazioni, penso che farò vedere molto di quel che si faceva, insomma. Beh, bello. Sì, abbiamo ricostruito delle cose veramente interessanti. E questa dovrebbe uscire, grosso modo?
adesso dobbiamo cominciare a girarla. Poi, quindi ormai parliamo anno nuovo, certo. No, avevamo iniziato, avremmo dovuto iniziare il 16 marzo, quindi... Ah, quindi proprio perfetti con lockdown. Sì, se iniziavamo il 16 marzo avremmo consegnato entro i primi di novembre, facendo i salti mortali. Io credo che a questo punto questa cosa qui non possa andare prima della primavera o l'inverno, però sempre del 2021. Eh sì, infatti io pensavo immediatamente, pensavo all'autunno io ormai, come tempi. No, l'autunno del 2021 è troppo, però... No, magari per una scelta, perché magari noi sappiamo che la stagione televisiva poi durante l'estate da noi ripropongono solo cose. Quindi magari io spero che possa andare in onda a gennaio, febbraio 2021, però ci devono far partire in luglio, se no non ce la facciamo. Certo, se no non ci sono i tempi. E le musiche saranno sempre di... Certo. Ok. Di Mattia, sì. Ottimo, ottimo, grande. E quindi, insomma, sì, speriamo sì che questa cosa, io sto lavorando con le mascherine e i guanti in un negozio della Disney, è brutto. Lo so. Proprio per i bambini, io mi sono preso una mascherina di Spider-Man per cercare di accorciare questa... Bravo, hai fatto bene. Perché comunque li vedi i bambini che sono a disagio, perché non capiscono ovviamente, 2, 3, 4 anni, non capiscono questa... perché c'hanno i mascherini, i guanti, perché non posso toccare, perché non... Quindi è una situazione spiacevole, insomma, però è... Sperando... Speriamo passi. Sì, che si risolva il prima possibile. E le cose, io... Ce n'erano veramente una valanga da chiedere, da dire, me ne erano venute veramente una valanga, però non è che posso abusare in maniera esagerata del tuo tempo, anche perché di cose veramente ho letto fatte tantissime, quindi c'erano veramente tanti spunti, appunto, da quelli musicali a quelli cinematografici da fare. L'ultima che mi incuriosiva, quanto ti piace girare a Torino? Guarda, cioè, molto spesso è una scelta affettiva? No, mi ci mandano. Ah, ok. Davvero, cioè, io sono... Ho letto che un paio di scene di questo Piccolo Grande Amore per necessità, perché per esempio la scena della stazione è stata girata alla stazione di Torino invece che alla stazione Termini, perché la stazione Termini era impraticabile per quantità di gente, insomma. Sì. Beh, è più facile girare qui, la gente è più perdonante, costa un po' meno, si viene qui, la città è ospitale. Il fatto che io sia di Torino è una casualità. Ok, no, perché leggevo in omaggio al regista si è scelta la location di Torino e quindi ho detto no, magari c'è anche un discorso. Sono palle, nel senso che in realtà si è scelta Torino anche perché siccome noi, perché Baglioni ha veramente fatto nel racconto il servizio militare a Saluzzo, quindi Saluzzo è vicino a Torino e siamo venuti qui per girare quello che non si riusciva a girare a Roma. Abbiamo girato molte cose a Roma e poi siamo venuti qui un po'. E tra l'altro ti dico una cosa particolare. È stata la prima volta che ho girato a Torino dopo tantissimi anni. Cioè io sono stato anni senza venire, ma venivo qui perché ho i miei parenti. Certo. E la prima volta che ho rigirato a Torino è stato questo Piccolo Grande Amore. E dopo quello poi ho fatto tutte le serie di Fuoriclasse con la Littizzetto. E poi sono arrivate tanti altri lavori, tipo La Strada di Casa, 2 stagioni. Sono arrivate tante cose torinesi. Anche Studio 1 l'ho fatto qui. Però è un caso. Cioè, Anche perché Roma è la città più bella del mondo, ma non è che logisticamente sia proprio facilissima. No, poi è diventato complicato girarci, onestamente. Sì. Onestamente è una città dove non ti semplificano la vita. In niente. E per girare no, hai spesso i mezzi molto lontani dal set, insomma, poi la gente è abituata, si rompe, non vuole, cioè se fermano il traffico che stiamo girando, dopo un istante suonano, capito? Cioè, incredibile.
No, peccato perché poi Roma è uno splendido set a cielo aperto. Infatti si continua a girare, però chiaramente un po' di cose vengono portate via perché è così. Certo, certo. E niente, io grazie, non ho parole, è stato bellissimo. Poi parlare, puoi parlare di cinema, bellissimo. Io parlerei ore di cinema, poi abbiamo scoperto che Spielberg è il nostro regista preferito, quindi questo ci accomuna. Però... Io ho amici che dicono nessuno dica Spielberg in sua presenza perché sennò facciamo mattina. E quindi perché siamo cascati bene anche, no? È anche facile essere fan di Spielberg. Beh no, c'è gente che non lo sopporta, come c'è gente che non sopporta. Io ho tanti colleghi, tanta gente che non sopporta Baglioni, per esempio. Io ogni tanto mettevo la musica in negozio. Io mi ricordo, mio padre c'aveva lo stereo in macchina, quello con le cassette grandi così, che la cassetta rimaneva due dita fuori, era gigante così, e io c'avevo questo piccolo grande amore, la cassetta gigante messa che usciva dallo stereo, insomma, quindi io Baglioni lo ascolto da sempre, le so tutte a memoria, adesso perderò magari dei fan. In questo non siamo simili, nel senso che io mi hanno chiamato per questo film anni fa, perché ero un regista che aveva già lavorato con Baglioni in un concerto, quindi a lui, che era comunque uno da dover soddisfare, il mio nome gli stava bene, quindi però io non sono un baglioniano, però questo Piccolo Grande Amore era un disco che mi apparteneva, sì, che avevo molto vissuto, però poi ho un'anima un po' più rock e quindi magari... Non ho mai ascoltato molto. No, io ci sono cresciuto. L'ho poi rivalutato conoscendolo, ecco, però lì per lì non sono mai stato, non ero un fan di... Adesso che hai detto questa cosa... Sì. No, nella mia lunga vita dove ho fatto di tutto, io sono stato anche per anni il regista personale dei Pooh. E questo ti sto dicendo, adesso che hai detto i concerti, mi era saltata una parte che mi era appuntato, ma nel parlare la regia dei concerti. Sì, ne ho fatti tantissimi. E da musicista... È più bello, è più facile. Cioè, deve essere, a parte magari un po' di responsabilità, nel senso che poi devi gestire la... Però, insomma, da musicista... Negli anni 90, io anche nei tardi 80, io ho fatto nell'88 ho fatto Dalla Morandi, che sì, fu una diretta per Rai 1 pazzesca. Poi da lì sono rimasto molto amico sia di Lucio che di Gianni. Con Gianni ho fatto il suo grande ritorno in televisione dal Delle Vittorie, era tutto un concerto, sempre mi sembra nel 92, qualcosa del genere. Poi ho fatto tanti, insomma, con i Pooh che conobbi in un grande concerto a San Siro, sempre per la Rai, non a San Siro, in Piazza Duomo a Milano, gratis, fu la piazza pienissima, diventammo amici. E io diventai un loro collaboratore, insomma, io e mia moglie siamo andati in giro per l'Italia tante volte a fare i loro concerti e poi gli facevamo i video, Quindi quella è la portosi. Due o tre anni, insomma, ma pure, però anche lì devo dirti, non sono mai stato un fan dei Pooh, lo facevo per lavoro. Però la musica, se uno è musicista, la apprezza tutta, quindi comunque certo, magari... Però io ho fatto anche, poi ho fatto Joe Cocker, ne ho fatti anche di concerti più grossi, insomma, è sempre stato per me una cosa che mi piaceva, riprendere la musica mi piace, suono con loro. Quali sono le accortezze, le cose nel fare la regia di un concerto? Cioè, che cosa si pensa? Al pubblico che è lì, al pubblico che poi vedrà il video? Boh, ognuno magari fa un suo discorso. Allora, quando lo facevo io, perché adesso la situazione è anche cambiata un po', e io negli anni 90, perché poi non ho più fatto niente, cercavi di rendere
concerto, cioè detto in parole povere, cerchi di riprendere chi suona e chi canta, non è sempre la cosa più semplice. Devi conoscere. Appunto, perché sembra uno dice piazza la telecamera, li inquadro, loro suonano, ma non è così semplice. Spesso ne hai, allora ne avevi da 12-18 telecamere comunque, ed era un lavoro, insomma. Se poi eri in diretta, dovevi fare delle prove, insomma. Mi ricordo che ad esempio un anno avevo fatto il concerto di Jovanotti e per non perderlo Jovanotti ci va veramente il mirino, era un grillo, saltava da tutte le parti. Io mi ricordo che avevo una macchina che però stava sempre su Saturnino, che almeno ce l'avevo lì, e quando ero disperato staccavo su Saturnino, sì. C'era qualcosa da riprendere. Dice quando non lo trovo più. Non lo trovo più! Tacco sul bassista. Spettacolo. No, bello, però, cioè, da musicista deve essere un'esperienza, insomma, essere lì e quindi... Secondo me è uno dei pochi modi per poterlo fare, onestamente, nel senso che chi lo fa senza capire in realtà si deve affidare ad altri e dice facciamo questa, facciamo quella, però se deve avere di fianco un maestro, un consulente musicale, perché sennò va per i prati, insomma. Certo. Giuro, l'ultimissima, che cosa pensi di tutti questi nuovi, per esempio YouTube, cioè nel senso adesso chiunque ha un telefono in mano e che riprende in ottima qualità, e quindi chiunque con un programma di montaggio e un telefono, una fotocamera da 1.000 euro può riuscire a fare un corto. Che cosa pensi che sia una cosa positiva, nel senso che è più alla portata di tutti e quindi magari c'è più possibilità che vengano fuori talenti, oppure si appiattisce un po' tutti e tutti si sentono registi? Beh, non c'è dubbio che si sia appiattito, però io ad esempio ne sono un fruitore, io faccio film continuamente, cioè io sono comunque un ragazzino da quel punto di vista. Io giro e monto, faccio delle cazzate mie, faccio l'attore, canto, mi riprendo, io faccio le canzoni, poi mi riprendo, faccio dei video che non vedrà mai nessuno, però io... E questo è un peccato. Questa possibilità è il paradiso, cioè è una cosa... Avere dentro l'iPad, come si chiama? Ma il programma di montaggio? No, io c'ho un'altra cosa, cioè a parte il programma di montaggio, che comunque io monto direttamente col telefono, io c'ho un montaggio nel telefono, c'ho un'app un po' superata, che però diventa come un piccolo Avid, si chiama CuteCat, e invece per suonare uso, che mio figlio si inorridisce perché dice che non è uso GarageBand. Però per me, che comunque io sto a casa, non c'ho niente, c'ho gli strumenti, c'ho un po' di cose, con GarageBand faccio quello che mi pare. E in più poi lo riprendo. Quindi sono favorevole al 100%. Ah, ok. Beh, quindi allora aspettiamo il canale YouTube o il canale TikTok a questo punto. Sì, non credo di essere separato, perché comunque c'ho anche un certo decoro. No, vabbè, di tutto, magari ci sono anche delle cose, che ne so, già solo suonare l'ukulele così... Ma il massimo che arrivo a fare è che faccio cazzate un po' su Instagram con gli amici, però quello, insomma, non faccio, cioè sono cose molto private. Invece certo, però è una cosa molto bella che ci sia ancora, cioè che ci sia sempre, nonostante uno dice, sai, lo faccio di lavoro, poi nel tempo libero tutto voglio, è come che, non so, magari chi disegna fumetti dice io disegno fumetti, poi quando c'ho il tempo libero non leggo i fumetti, cioè non ce la posso fare, e invece c'è magari chi disegna fumetti. Sì, esattamente come facevo da ragazzino nel tempo libero, giro film del cazzo. Questo è molto... Sì. Adesso io mi si è scatenata una curiosità. Magari mi capiterà qualche volta di vederne uno. Ma magari potrebbe capitare anche. Potrebbe capitare. I nostri rapporti, ecco. Potrebbe capitare. Un giorno ci vediamo, io ho il mio telefonino e ti faccio vedere delle cose che non... Sì, no, soprattutto mai... qualche trucco di montaggio, insomma. Io mi diverto con Final Cut a montare i video e però, insomma, ogni tanto mi invento qualcosa così. Comunque,
per darti il livello del, diciamo, demenziale di quello che io posso arrivare a fare su YouTube, una volta ho caricato un video che è stato completamente girato con l'iPhone, montato con l'iPhone e suonato completamente, completamente soltanto con l'iPad, senza uno strumento vero, mai. Okay. E cantato invece da me. E se vai su YouTube c'è scritto, cioè devi mettere Riccardo Donna, Whisky e Coca. Ah, esce. Ok. Che è il primo disco, tra l'altro. Sì, è anche l'unico 33 giri. L'unico 33 giri, ok. Però quella canzone l'ho rifatta, non è quella del disco, l'ho rifatta, certo, certo, ora, 5-6 anni fa, e assieme anche un po' alla troupe in cui stavo girando, mi sembra Come fai sbagli, insomma, siamo molto divertiti. È una cosa che chi la vede dice, ma è scemo, cioè è una cosa veramente... Non c'è nulla di qualità lì dentro, però era perché comunque non è che voglio nascondere. Io la trovo una cosa molto bella. Sono giochi. Appunto, però la trovo una cosa molto bella. Quando uno si diverte con quello che fa, con il suo mondo, secondo me è una cosa molto bella, è una cosa che poi riesce a trasmettere in quello che fa, secondo me. Cioè chi si diverte ancora a fare quello, poi lo si vede nelle cose che fa, insomma, secondo me. Che non sono forzate, che non sono... ma è quello che faccio anche quando spengo la telecamera, insomma. Quando spengo quella telecamera. Certo, certo. Grazie, grazie, non ho parole. Grazie, caro. Senti, ci sentiamo. A presto. Grazie. Assolutamente. Grazie. Va bene. Mille.